Dalla moda al design non poteva mancare a Milano anche il ritorno della Milano Food Week. 9 giorni di eventi, percorsi, itinerari che invadono letteralmente la città, tutti all'insegna dell'eccellenza enogastronomica. Spazio FMG per l'architettura ospita per l'occasione la mostra Italia per interni, architetture del gusto, per la quale sono stati selezionati 3 progetti di ristoranti assolutamente inediti. Ceramica ed FMG Fabbrica, Marmi, Graniti ospita la prima exhibition dedicata al mondo dell'interior design. Inaugura infatti oggi Italia per interni, che è un ciclo di racconti che abbiamo voluto dedicare al mondo degli spazi interni. Primo appuntamento con la mostra Architettura del gusto all'interno della rassegna Milano Food Week, che racconta di 3 ristoranti, 3 progetti di ristoranti che si distinguono per caratteristiche, atmosfere, senz'altro dimensioni, ma soprattutto per sguardi inediti. Special guest della serata e dell'inaugurazione quindi lo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà, che ci introduce il suo concetto di sostenibilità in cucina. Per il ristorante Ratanà, sostenibilità essenzialmente si suddivide in 3 concetti. Il rispetto delle stagioni, il normale corso della natura per quanto riguarda frutta, verdure e prodotti della terra. Sostenibilità etica, pagare il cibo un prezzo giusto per poi riproporlo ad un prezzo equo. Tutte le volte che riesco mi reco personalmente nelle cascine fuori Milano a scegliere i prodotti, a parlare con i contadini per l'approvvigionamento settimanale del nostro ristorante. Ecco, secondo noi questa è la strada giusta da seguire. Stare in un luogo bello e mangiare bene, vivere bene. Questo è interessantissimo. Abbiamo cominciato con le cantine, poi con i saloni del gusto e negli ultimi anni con i grandi ristoranti, dove l'abbinamento grandi progettisti e chef si è cresciuto in maniera molto stimolante, creativa. Non è solamente un architetto che fa un'architettura nuova per un grande chef, ma è un dialogo che nasce direttamente tra progettisti del cibo e progettisti dei luoghi. Primo progetto, The Cube, Dinner with a View, firmato da Park Associati per Electrolux, è un avveniristico padiglione itinerante dal grande impatto invisivo che è stato progettato per essere posizionato in scenografiche location europee. Il Cube di Electrolux è un ristorante itinerante che Electrolux ha voluto per andare un po' in varie parti d'Europa. Il concetto che abbiamo sviluppato quindi è di un padiglione capace di adattarsi situazioni naturali molto diverse, con problemi climatici molto diversi. L'altra caratteristica è appunto questa velocità di costruzione e di decostruzione del modulo. Secondo progetto, Zur Kaiserkron di Vudafieri Saverino Partners, è un esempio di sapiente ristrutturazione di un antico palazzo a Bolzano, nel quale sono stati fatti rivivere gli spazi dell'antica porta imperial austriaca. Siamo nel centro di Bolzano, in un palazzo storico. La nostra missione era quella di inventare un nuovo racconto, reinventare un ristorante, cambiare tutto senza cambiare niente. Il problema è tutte le volte cercare il linguaggio corretto per il posto e per il racconto che dobbiamo fare. Ed infine Ratanà, il ristorante Ratanà, realizzato da RGA Studio a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, nel quale viene coniugata in maniera eccelsa la natura industriale di un edificio anni 20 con lo slancio contemporaneo delle architetture circostanti che stanno cambiando e cambieranno sempre più il volto dell'intero quartiere. Abbiamo pensato a un progetto moderno, lontano dalle nostalgie tipiche dell'osteria vecchia Milano,
ma allo stesso tempo abbiamo deciso di non esasperare l'atmosfera con elementi di over design. Individuati i materiali, ci siamo dedicati al solo del layout del ristorante, concentrandoci sullo spazio cucina e rendendo questo ambiente nascosto ma presente. Abbiamo quindi progettato una grande enoteca dei vini a vista che lasciasse passare suoni, luci e vapori nell'ambiente. L'enoteca diventa quindi il fondale scenografico di tutto il ristorante ed è in continuo mutamento durante il suo uso quotidiano. Italia per interni architetture del gusto sarà visitabile presso lo Spazio FMG per architettura fino al 10 giugno. Vi aspettiamo poi numerosi per il prossimo evento previsto per il 23 dello stesso mese.